I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways. Ragazzi, siamo appena tornati dalla Corte dei Fiori, che è un posticino qua, ve lo dico tutti gli anni, dove andiamo a fare qualche acquisto natalizio. Abbiamo preso le cose troppo belle che dopo, mentre i miei imbastiscono le luci di Natale, che io odio mettere le luci nell'albero, vi faccio vedere cosa abbiamo comprato. Nel frattempo mangio qualcosina perché ho fame. Io mi porto sempre dietro uno snack perché sennò mangio cose a caso e quindi in giro evito di spendere soldi e mangiare male, quindi porto sempre dietro uno snack. Questa è una barretta proteica della Diana Sprint, che è il brand di sportivo che espone la farmacia dove faccio il tirocinio, e quindi l'ho provato ed è, raga, spettacolare. Queste barrette sono fenomenali. Ho provato sia quella al cioccolato e cocco, sia questa qua al cioccolato, che quella alla nocciola. Sembrano davvero dei wafer, hanno dei valori meravigliosi. Ogni barretta da 50 grammi, guardate quanto è grande, ha circa, tutte le barrette sono uguali, 12 grammi di grassi, 12 di carboidrati e 20 proteine, quindi veramente ottimo snack spezza fame tra il pranzo e la cena. Dato che ho pranzato abbastanza presto e cenerò verso almeno le 8, 8 e mezza, spero più 8 e mezza che 8, faccio uno spuntino e buonissimo. Allora, eccoci amici, siamo appena tornati dalla Corte dei Fiori. Mentre i miei iniziano a imbastire l'albero, vi voglio far vedere che cosa abbiamo preso. Davvero qualche cosina, ma super carina, e quindi vi voglio far vedere queste cose natalizie. Abbiamo preso una stella di Natale a mia nonna, ma con le mascherine gliel'abbiamo già portata prima, 5 minuti, per farle una sorpresina. Ora vi mostro il resto. Innanzitutto abbiamo questa tovaglia, dopo vi farò vedere tutto il salotto messo natalizio, quindi con le stelle di Natale che abbiamo, dopo vi faccio vedere tutto. E questa tovaglia mamma la vuole utilizzare nella sala
per un certo periodo natalizio. Questa qua è dorata con tutte le stelline, super super carina. Abbiamo preso due palline, ogni anno prendiamo qualche pallina da mettere nell'albero, e quest'anno c'è questa che ha trovato e scelto mio padre, super carina, trasparente, di vetro ovviamente. Noi abbiamo tutte le palline di vetro con questa striscia con paillette oro rosa e tipo perline, tipo perle, super super carina, mi piace tantissimo. E l'altra invece è questa che ha scelto mamma, che le piaceva tantissimo, sempre di vetro, bianca sfumata in marrone bronzo, con tutti questi ghirigori sempre sull'oro, con queste perline, veramente veramente molto molto bella. Poi mia mamma ha preso una serie di fiori da mettere in un vaso dorato, che dopo vedrete, che abbiamo, super bello, e ha scelto questi. Ora ve li faccio vedere. Questa è la composizione, quindi abbiamo dei fiori qua dorati, super super belli. Questi rami invece bianchi con, si vedono, tutti i brillantini argento. E queste foglie a cuore più verdi, veramente veramente bellissimi. E la spugna anche questa qua da mettere dentro il vaso, in modo tale da infilargli tutti i fiori dentro, così che stiano fermi. Per finire raga, vi ho lasciato la chicca finale per ultima, cioè guardate che meraviglia, questo l'ho preso per camera mia, è stupendo, è uno schiaccianoci rose oro con barbetta e capelli veri tra virgolette, e guardate che meraviglia, cioè veramente stupendo. E nulla ragazzi, ora facciamo l'albero, vi lascio mentre noi facciamo l'albero con le nostre musichette di Natale. Ci sono i miei che già stanno già mettendo le luci all'albero, cosa che a me non piace per niente, e noi ci vediamo dopo.